siamo col portierone del Lugano alla fine di questa partita, sempre partite tirate contro il Ginevra Servetta, e spesso vuol supplementare, tiri rigore, questa volta il rigore l'hai spuntato a te. Boh, certo, il Ginevra ormai per me è diventato come magari un secondo derby, e è sempre difficile vincerlo, è una buona squadra, devo fargli i complimenti, giocano veramente molto bene, e rigori ancora, ho avuto ancora questa fortuna di vincerli. Una grande partita del Lugano, andata sotto all'inizio di partita, sembrava un po' in difficoltà. Poi è riuscito questo 1-2 del Lugano, che sembrava la partita in discesa, poi è arrivato questo 2-2 che vi ha un pochino rallentato. Poi avete avuto tante superiorità numeriche che non siete riusciti a sfruttare, solo nel finale, quando sotto per 3-2, siete riusciti a raddrizzare un risultato che poteva complicarsi. Boh, io ero già mentalmente e fisicamente già pronto, sapevo che loro arriveranno subito ed è quello che hanno fatto, già dall'ingaggio hanno iniziato a pressarci. E non era facile anche per la mia squadra, e in fondo i difensori si sono accorti che arrivano e si sono preparati. Poi in power play abbiamo magari avuto un pochino la sfortuna e non siamo riusciti a fare il gol, però dopo un po' è arrivato. E tiri rigori, andare sotto l'inizio, andare sotto ancora per 2-1 per loro, e poi Lugano ha avuto la freddezza di riuscire a segnare due rigori consecutivi, questo è stato importante anche per noi. Boh, rigori è tutto 50-50 fortuna, però stasera ero sicuro che vincevamo, ero sicuro che andrebbe tutto bene, dunque non avevo paura e non avevo dei dubbi. 5 punti in questo weekend, speravamo forse noi tifosi del Lugano in un regalo dell'Ambrì per vedere, forse dopo tanto tempo, vedere il Lugano in testa da solo del campionato. Cugini di regali non ce ne fanno noi. Arriviamo e 5 punti in questo weekend è veramente molto bello, sono veramente molto felice, e la squadra ha fatto veramente un ottimo lavoro e sono fiero. Per un portiere come te, che probabilmente si carica quando gioca in trasferta, andare martedì all'Almen penso che sia il massimo da giocare questa partita. Certo, perché no, la partita è sempre la stessa, dunque sarò sempre pronto io. Importante che il Lugano è riuscito anche questa sera a far sì che chi viene alla Ressica i 3 punti non li porta via. Solo una volta lo Zugo è riuscito a portarne via 2, gli altri hanno sempre dovuto lasciare punti alla Ressica. Certo che è molto, non è molto bello perdere in casa, e i ragazzi anche questo lo sanno, e faremo sempre di tutto per vincere in casa e anche fuori casa, dunque è così. Quest'anno abbiamo dimostrato che la Ressica è casa nostra, cosa che l'anno scorso facciamo più punti fuori casa che in casa. Questo hai ragione, sì, quest'anno siamo in casa e cerchiamo di fare tutto il nostro meglio. Ti ringraziamo e bocca al lupo. Grazie. Grazie a te.